Con Michele Quattrocchi, titolare del chiosco VIP, parliamo dell'alimento principe dell'estate, la granita. Granita che è la colazione nel 90% dei casi di tutti i siciliani, no? Come si prepara la granita? Allora, la granita per eccellenza che chiedono le persone è la granita di mandorla. La granita di mandorla noi la facciamo con la mandorla. Prendiamo la mandorla, il frutto sbucciato, la riscaldiamo, la passiamo nella macchina insieme a ogni chilo di mandorla, mettiamo un chilo, 2 chili di zucchero, la maciniamo, facciamo la pasta lattante, poi da questo impasto ogni 600 grammi di pasta lattante mettiamo 1 litro di acqua, si mette nella macchina e viene la granita. Ecco, c'è differenza tra granite, non so, di cioccolato, di caffè, e quelle invece di frutta, pura frutta? Sì, la frutta essenzialmente è fatta solo di frutta insieme al zucchero e acqua, invece nel gelato ci sono prodotti come latte. Sì, questa è la differenza. Abbiamo parlato di scala di preferenze, quindi mandorla, regina dei gusti, del sapore, poi a seguire quali gli altri gusti? Chelsea va molto bene, pistacchio, pesca, limone, più o meno le più richieste sono queste qua. Solitamente la granita si accompagna a una calda brioche, ma c'è chi preferisce invece il panino. Vado solo dalla brioche, cioè la brioche calda, infatti c'è questo modo di vedere due cose in contrasto, la granita calda, la granita fredda e la brioche calda. Non soltanto alimento per siciliani, ma gradito molto ai turisti. Sì, la vogliono provare tutti, anche chi non l'ha provato mai, si trova bene. Piace a tutti.